abbiamo l'Addicos che ci segue da lontano, quindi siamo ben guardati, stai tranquillo. Da questo punto di vista ci guardano pure la macchina, stai tranquillo, stai attento quando apri. Che possiamo tranquillamente definire una dittatura, quindi le informazioni che passano oggi sono le informazioni che il capo permette di passare. In particolare di questi 700.000 ettolitri che non si possono inventare da un giorno all'altro, e vi spieghiamo anche il perché, e ringraziamo il giornale di Sicilia, che continuiamo a dire è buono per avvolgerci le sarde salate, per questa pubblicità gratuita alla signora Bertolino, come se questi giornalisti col tesserino, con la patente, non abitano a Partenico e quindi non subiscono i fumi della signora. Ma tanto sociale, nel tempo abbiamo definito che è la televisione della gente, di quelli che non hanno voce. La televisione del popolo che è in difficoltà e che non trova spazi. Tra le altre cose, parlare del mondo dell'informazione, entreremmo in un tunnel oggi in Italia dove non ne usciremmo più, perché abbiamo un'informazione semplicemente asservita al potere. È una storia completamente diversa, che abbiamo scelto, per scelta di morire di fame. Io rallento un po', dobbiamo stare attento perché possibilmente ci sparano. No, lo faccio apposta. È molto per qua abbiamo. Io vado. No, vado, non farò il punto, la linea.